Ragazze, terzo video, finalmente direte sei tornata dopo 1000 anni che sei stata in Finlandia, no? E, niente, faccio tutto oggi, quindi video, ho fatto Avon, spacchettamento dell'ordine MAC e ora vado col mostrarvi l'haul dei miei acquisti fatti all'isola d'Elba. Sono tornata adesso, quindi vi faccio vedere, partendo dalla mia nuova borsa, che ho già spianato. Questa bellissima borsa in pelle della Lockman Italy, che è appunto questa marca che vende in vari negozi in Toscana. Qui c'è il simbolino dell'Isola d'Elba, appunto l'isola disegnata sopra la borsa, è molto molto bella. È capiente anche per essere, non l'ho presa troppo grande perché la volevo io così. Comunque non ha tracolla, solo i manici. Però dentro è molto molto capiente. E questa qui costava 275, ma mi hanno fatto 50 euro di sconto perché siamo clienti da tanto e perché appunto conoscono il mio ragazzo. E è una borsa firmata, quindi costa un po' un po' un po', volevo dire. Ok, sono emozionata. E qui dentro invece ci sono tutti gli altri acquisti, vado subito a farvi vedere velocemente. Allora, primo, ho comprato delle altre Crocs e ho preso questa volta un colore più scuro, e questo, come si può definire, tortora, grigio tortora. E niente, queste qua praticamente sono taglia 5-7, ultra comode, le classiche, c'è il suo loghino Crocs e le ho pagate 35. Vado veloce perché c'è un po' di roba. Poi qui ci sono degli acquisti fatti in un negozio di abbigliamento sportivo e ho preso dei pantaloni di tuta già per l'autunno-inverno perché sono felpati e sono questi lunghi, finiscono con il polsino della Champion e hanno il logo Champion. Questi sono grigi e li ho pagati 34,90. Ho preso questi. Mi stanno massacrando le zanzare e poi ho preso due felpe, una abbinata ai pantaloni col suo cappuccio, questa qui pagata 39,90 e una verde da abbinare anche al grigio che va benissimo sui jeans ed è verde così, molto molto calde, felpatine. Poi sono stata sempre da Lockman dove ho preso la borsa e ho preso anche un portafoglio che ho preso prettamente da utilizzare nel periodo primavera-estate perché è un colore estivo. Ve lo mostro. Questo è il portafoglio, l'ho preso appunto fucsia. Non è della stessa tonalità della borsa, non c'era uguale, ma comunque ci sta comunque bene. E questo è il portafoglio, sempre in pelle, all'interno è fatto così. Porta monete, porta tessere e quant'altro. L'unica differenza rispetto a quello che ho già, che è quello marrone, è che ha meno scomparti per le tessere e questa cosa sinceramente mi rode un po' perché io ho più tessere di quello che ci sta qui. E ce ne stanno un pochino meno, due in meno ogni lato, ma per il resto è un gran portafoglio. Anche questo mi hanno fatto 15 euro di sconto e l'ho pagato 120. Quindi spese pazze all'Isola d'Elba, ma dovevo farlo perché è un po' che volevo una borsa un po' più piccola, un po' più colorata, insomma, vabbè. Poi sono stata in un negozio, c'è cioè un negozio, diciamo che è una pasticceria che però vende anche alcune cose d'arredo e ho preso questi cuoricini da appendere
pensate ad attaccare all'armadio, come quelli che ho già comprato di Maison du Monde. E quindi questi qui però pensavo di tenerli da cambio per il mio armadio oppure di metterli un domani nella camera del mio ragazzo perché vuole cambiare armadio più avanti, quindi può essere che la metterò come arredo in camera sua. Poi, ultimi acquisti sono stati fatti al mercato e al mercato ho preso due pigiami della Crazy Farm e sono non si vede un cavolo. Uno è questo, ve lo faccio vedere dalla modella con le margherite. Non li sto a aprire perché sennò. E l'altro è così. Però i pantaloni sono rosa, non sono azzurri e invece la maglia anziché essere rosa è azzurra, quindi all'inverso. Il colore, vedete? E questo qui, molto carino, taglia S e 25 euro l'uno. Secondo me è un buon prezzo per dei pigiami di cotone che vanno bene per l'autunno. E buona, ragazze, qui è tutto. Ho speso tanto in questo periodo, però, e dopo il periodo estivo, quando vado in ferie, solitamente vengo sempre a casa con qualcosa e non ho resistito. Niente, spero che il video haul vi sia piaciuto di questi acquisti. Un bacione grande e come sempre al prossimo video. Ciao!